Innanzitutto questo è il centro, è la Toscana, la regione dove si sviluppa la ricerca e anche si svilupperà presto la produzione del farmaco che consentirà di curare la malattia Covid-19. È un riconoscimento importantissimo a tutto il sistema sanitario della Toscana, dalla ricerca fino alla capacità di trasferimento tecnologico, fino anche all'industria farmaceutica, che con Menarini sarà l'industria che produrrà questo farmaco. Io ringrazio moltissimo il Ministro perché il Governo ha decretato di investire ben 50 milioni in questo progetto, anzi 80 milioni complessivamente, più 300 milioni per la produzione. Questo è potuto accadere perché in Toscana la sanità è ottima, c'è un altissimo livello di ricerca e anche perché si riesce a fare sistema grazie ad un'istituzione come Toscana Life Sciences, che è stata creata dalla Regione Toscana, finanziata, supportata anche nei momenti difficili in cui il Monte dei Paschi non poteva, diciamo, contribuire. Adesso qui lavorano, questa struttura doveva chiudere, come sapete bene voi a Siena, adesso qui lavorano 400 persone, 400 ricercatori. È una struttura di riferimento mondiale per lo sviluppo delle ricerche nel campo farmacologico ed è una struttura che avrà anche un grande futuro perché qui si fanno anche brevettazioni. È l'unico centro che ha brevettato in Italia qualcosa come centinaia di brevetti nel campo farmaceutico. Una struttura che può competere a livello mondiale con i grandi paesi che stanno lavorando su questa materia. È una notizia meravigliosa per i nostri cittadini che hanno giustamente paura della malattia Covid-19 e che presto, non mi auguro, quanto prima da qui potranno avere una risposta seria, scientifica, fondata per curarsi. Bene, solo per esprimere orgoglio e anche grandissimo apprezzamento per il lavoro che viene fatto qui dai nostri ricercatori e dai nostri scienziati. L'Italia dà come sempre il proprio contributo a questa sfida mondiale, lo stiamo facendo su tutto, lo facciamo chiaramente sui vaccini e qui lo facciamo in modo particolare sugli anticorpi monoclonali. I dati sono interessanti, chiaramente ci sarà ancora molto da lavorare, molto da verificare, però apriamo una strada per provare ad avere cure certe e sicure che possano portarci a un risultato positivo rispetto a questa sfida drammatica che il Covid ha portato a tutta l'umanità. È un orgoglio per il Paese che questi ricercatori operino sul nostro territorio nazionale. Abbiamo bisogno di costruire il massimo di sinergia possibile. La logica che ha animato in questi anni Toscana Life Science è una logica di ecosistema che io credo sia esattamente la logica giusta, cioè partire con una concezione larga in cui dentro chiaramente c'è la parte di impresa, c'è la parte di ricerca, c'è la parte di logistica, cioè provare a tenere insieme i vari ambiti. È chiaramente una sfida di tutta la nostra comunità nazionale e il governo italiano darà il massimo sostegno a questo progetto. Abbiamo già investito concretamente risorse nel decreto agosto con un impegno di 80 milioni per il 2020 e di 300 milioni per il 2021 e continueremo ad investire con energia perché qui si può giocare un pezzo della partita contro il virus. È chiaro che la mia presenza vuole soprattutto dare un messaggio di un lavoro che è ancora in corso, ma anche di gratitudine ai nostri ricercatori, in modo particolare alle donne e agli uomini che qui ogni giorno operano perché questi risultati possano essere conseguiti. Siamo dentro la sfida, non bisogna dare nulla per scontato. Come è noto, il Covid in Europa, ma anche in Italia, continua ad avere numeri che sono significativi, quindi guai ad abbassare la guardia. Abbiamo mesi in cui dobbiamo ancora resistere in vista di un vaccino sicuro e in vista di cure sicure, come quelle che ci auguriamo possano partire proprio dalla ricerca fatta in questo palazzo. E in questi mesi sarà fondamentale ancora rispettare le regole, quindi l'utilizzo della mascherina, il distanziamento di almeno un metro, sono le regole fondamentali che il nostro Paese ha imparato in questi mesi e che dobbiamo assolutamente conservare. L'auspicio è che nel giro di un po' di mesi possiamo finalmente avere buone notizie sia sull'ambito dei vaccini, sia sull'ambito
delle cure, ma nel frattempo massima attenzione perché il virus circola e dobbiamo avere ancora un livello di precauzione molto molto alto. Noi abbiamo delle istituzioni che sono molto attente ed accorte e tutti i percorsi che mettiamo in campo hanno una certificazione, una validazione. Come è noto, l'Agenzia Europea è l'EMA, l'Agenzia Italiana è l'AIFA e noi terremo il livello di cautela, di attenzione, di prudenza più alto possibile. Non siamo arrivati al traguardo, bisogna sempre dire la verità, però io vedo un mondo della ricerca a livello globale che sta facendo passi in avanti significativi e questo mi fa essere ottimista. L'umanità vincerà contro il virus, noi ce la faremo a vincere questa battaglia. E permettetemi di esprimere un sentimento d'orgoglio perché l'Italia è in prima linea con i propri ricercatori, con le proprie donne, con i propri uomini. C'è qui Rappuoli, che è uno dei principali scienziati del nostro paese, che sta facendo un lavoro straordinario. Io penso che dobbiamo con umiltà combattere ancora questa battaglia, perché non è vinta, ma stiamo mettendo un po' alla volta in campo tutte le energie di cui disponiamo e io penso che i prossimi mesi potranno darci delle soddisfazioni. Lo ribadisco, io sono qui soprattutto per dare questo messaggio, che è anche un messaggio di fiducia rispetto al futuro. Oggi dobbiamo resistere, dobbiamo tenere le mascherine, dobbiamo tenere il distanziamento, dobbiamo tenere un livello di attenzione molto alta, soprattutto nei giorni in cui ci assumiamo qualche rischio in più, come quello di riaprire tutte le scuole del nostro paese. Questo chiaramente comporterà un rischio in più, ma un rischio chiaramente governato, controllato. Però in prospettiva vediamo che la scienza, la ricerca ci metteranno nelle condizioni di vincerla questa battaglia. Ed è bello per me poter vedere che in questa sfida, che è una sfida globale, perché il virus è un problema di tutti i paesi del mondo, non è il problema solo di una parte, l'Italia c'è a testa alta, con le proprie forze, con la propria ricerca, con le proprie intelligenze e con la propria capacità di investire. Intanto sui fondi due cose. Intanto noi abbiamo messo più soldi sul Servizio Sanitario Nazionale negli ultimi 5 mesi che negli ultimi 5 anni e dobbiamo insistere su questa strada. Per troppi anni il Servizio Sanitario Nazionale è stato oggetto di tagli e non di investimenti. Dalla legge di bilancio ultima, quindi prima del Covid, abbiamo cambiato strada, bisogna continuare ad investire con tutte le energie che abbiamo. E oggi c'è un clima favorevole perché le persone hanno capito quanto conti avere un Servizio Sanitario Nazionale all'altezza. E io penso che tutte le risorse, da qualsiasi parte esse arrivino, sono benvenute. Vanno bene i soldi del recovery, vanno bene i soldi del MES, vanno bene i soldi del bilancio dello Stato. Purché i soldi arrivino al Servizio Sanitario Nazionale, io sono contento, soddisfatto e spingo esattamente in questa direzione. Chiudere definitivamente la stagione dei tagli e aprire una nuova stagione di grandi investimenti. Tra questi investimenti chiaramente ci sono quelli per la ricerca. Noi nel decreto agosto abbiamo voluto indicare una posta straordinaria che verrà gestita chiaramente appena avremo le condizioni, diciamo, ottimali per farlo, ma che impegna già 80 milioni per quest'anno proprio sugli anticorpi monoclonali e 300 milioni per il 2021. Ci auguriamo che nel frattempo le buone notizie che in qualche modo ci aspettiamo e che abbiamo iniziato ad ascoltare già oggi possano consolidarsi e metterci nelle condizioni di fare questo investimento. Quando si parla della salute delle persone bisogna avere il coraggio di non guardare, diciamo, alle tabelle Excel soltanto. Per troppi anni le tabelle Excel hanno determinato quanto diritto alla salute si poteva garantire. Per me va rovesciata questa logica, è il diritto alla salute che deve scrivere le tabelle Excel e il governo italiano farà così.